volevano i soldi per comprare la divisa. Io ho detto, io non la compro la divisa, non la voglio. Quella roba lì indosso, io non me la metto. E lo sapevano le mie professoresse che non avevo quell'idea lì, no? Perché non l'avevo, basta, non l'aveva nessuno di noi. Infatti, allora, se non dai i soldi, cioè, noi dobbiamo far sospendere dalla scuola per qualche giorno. Fate quello che volete. Se mi sospendete saprò anche dove andare dopo per farmi riprendere a scuola. State tranquilli, non mi interessa niente. Poi invece non mi sospesero perché io la divisa non mi è mai piaciuta. Mai. Io quando ero bimba, l'idea di odiare questa gente qui, i fascisti soprattutto, non c'erano ancora i tedeschi. Poi arrivarono i tedeschi. Però io quando andavo da mio nonno a picchiare mio nonno a darle loro gli odilici, no? Io 3 mattine alle 6 ero lì anch'io. Allora calcia gli stinchi, negli stinchi, e loro mi dicevano, ma vai là, vai. No, non vado là, mio nonno non lo dovete picchiare. Non va fatto niente, non dovete picchiarlo. E lui poverò mi dice, stai zitta, se no ce ne sono anche di più. Stai zitta, vai a casa, vai a casa, vai pure a casa. Ecco, questo è quello che ricordo molto. Poi quando ci fu via da andare via i tedeschi, era un casino quel giorno lì. Eppure abbiamo avuto una forza d'animo, uno spirito tanto alto, che loro avevano paura di noi. Le donne gli hanno fatto paura a loro. Sicuramente avevano più paura delle donne che degli animali, che sembravamo belve noi. Quello è stato un bel. Saremmo state in 200 donne. Noi dovevamo fare questo lavoro qui già da diverso tempo e facevamo tante riunioni del partito. Abbiamo fatto 15 giorni di riunioni per arrivare a fare tutto questo lavoro qui. E dalla sera alle 9 fino al mattino, alle 5 del mattino, tutte le sere riunioni, per forza, se no come fai a indirizzare le cose se non hai fatto le riunioni? Chi aveva più mansioni, chi meno, gli davi le mansioni che dovevi darmi, le più coraggiose o meno coraggiose, e se no, che c'era che aveva paura, faceva volentieri però aveva paura. Noi siamo andate volentieri tutte, abbiamo fatto chiudere i negozi, cercate di non muovere i negozi perché non vogliamo che sappiano che venga fuori qualcosa perché avete rubato, mi raccomando non toccate niente. Di quello che vedete, se c'è aperto, chiudete, prendete le chiavi e datecela a noi. Infatti così abbiamo fatto perché in quel frangente lì è chiaro che anche il padrone del negozio aveva paura e allora lasciavano lì come lasciavano. Voi non toccate niente, non è mancato neanche uno spillo. Eravamo in fila, tutta in fila. Ecco, verdura, banchetti, tutta in terra. La piazzetta l'avete vista com'è grande, no? Tutta quella piazzetta lì era piena di verdura, di erba, di roba da mangiare. Che è stato un peccato anche vederla lì. Ho detto ragazzi, o volete star qui e state qui con i tedeschi o venite con noi. Scegliete un po'. Noi ci stiamo, siamo tutte pronte, non abbiamo paura di niente. Venite dietro a noi, cantate come noi e venite dietro a noi. E sono venuti e ci hanno seguito. Quando siamo arrivati davanti al comando tedesco, c'era un avvocato nostro, che si conosceva, che aveva già preso una ragazza, l'aveva presa loro. Ma gli urli che facevamo noi, io dico che era una cosa veramente spaventosa. Si sono presi paura davvero. Dopo pochi minuti hanno preso i suoi fucili, la sua roba, fuori, sono venuti fuori. I nostri partigiani erano dentro al Marconi perché. Se succedeva qualcosa erano pronti per intervenire, per fortuna, e quindi quel giorno, se di voi, non è successo niente. Abbiamo protestato perché volevamo andare via noi da casa, non volevamo loro a Carrara. Loro avevano già camion pronti, i camion erano già pronti per caricare, portarli a sala vacanza. Invece noi non abbiamo voluto e quindi. Non avevamo paura di quello, ma neanche del sogno. Qualcuno purtroppo ci sono quelle che sono un po' più.
deboli, diciamo, ma la maggior parte delle donne era corta come me. Non, io della voce non avevo più, della sparita la voce. Forse mi sarà diminuita per quello.